Ciao a tutti ragazzi dai vostri Charmandig e Picuz. Scusate se le riprese non sono delle migliori, ma con il solito piedistallo non riuscivo a farvi vedere tutto il pacco, che è veramente qualcosa di enorme, enorme. Ragazzi, ringraziamo Card Game che ci ha fatto arrivare questo bellissimo pacco in tempi record, perché oggi è uscita l'espansione e adesso vi faccio vedere cosa c'è all'interno di questo pacco. Ragazzi, purtroppo la ripresa è quello che è, ma tranquilli che prima, dopo vi farò vedere tutto nel dettaglio. Era solo per fare l'unboxing insieme a voi di questo pacco che contiene veramente qualcosa di fuori da tutto. Siete pronti? Siete pronti ragazzi? E via, andiamo a vedere cosa contiene questo pacco di Card Game. Oh, mamma mia. Sono molto emozionato. Peccato non sia qui con me Charmandig, ma... intanto abbiamo una carta, così. Una carta regalo da Card Game. Uno Starmie. Bellissimo. Deve essere uno Starmie dell'espansione, quella lì... del 2016, dell'anniversario, del ventesimo anniversario. Mamma mia. È in inglese, però attenzione, è firmata dal nostro Ciccio Gamer. E subito andiamo a vedere cosa c'è qui. Il tin di Eldegoss Shiny. Mamma mia. Guarda che bello che è. Dentro dovrebbe esserci 5 pacchetti, se non sbaglio. Andiamo a vedere i dettagli. Carta olografica, 5 buste di espansione di Destino Splendente. Mamma mia. E uno ce l'abbiamo. Adesso abbiamo un altro tin, immagino. Sì ragazzi, è il nostro Cramorant V Shiny. Un altro tin dell'espansione di Destino Splendente. E qui sa che avremo l'ultimo tin con Boltund V Shiny. Mamma mia, sto provando veramente delle emozioni incredibili a vedere queste carte speciali e a vedere ovviamente anche i tin, che sono tanta roba. Ma andiamo con le cose un pochino più piccole adesso. E ci sono... belli. Allora, abbiamo il tin di Bunelby, collezione con spilla Festa di Matti. Il tin di Dedenne, sempre la collezione Festa di Matti. Eccola qui, che ognuna contiene 3 carte, cioè 3 pacchetti dell'espansione di Destino Splendente. Guarda che belli sono anche gli artwork. E anche il tin con spilla di Poltergeist. Mamma mia. Non c'è il quarto tin, comunque ragazzi, perché l'ho preso dal Federic Store, quello. Qui abbiamo veramente la follia. Qui abbiamo la follia perché ho fatto un investimento. Si tratta della collezione di Pikachu e ne abbiamo due, perché una resterà chiusa perché merita. Ovviamente Pikachu è sempre un Pokémon molto ricercato. Questa la Jumbo di Pikachu, la promo di Pikachu, e 4 bustine dell'espansione di Destino Splendente. Eccola qui, una e due. Benissimo ragazzi, questo è quello che mi è arrivato da Card Game. Direi di andare ad aprire qualcosa. Andiamo ad aprire Pikachu. Sì, andiamo ad aprire Pikachu. Ed eccoci qui ragazzi. Destino Splendente è arrivato e abbiamo il nostro box di Pikachu V. Ringrazio ancora intanto Card Game per il bellissimo omaggio. Ringrazio Ciccio Gamer per aver messo questa carta in premio. Insomma, come abbiamo già imparato a vedere che spesso lo fanno, insomma. E abbiamo Destino Splendente Pikachu V. Andiamo ad aprire il box. Andiamo. Sentite questi rumori. Bene. Eccolo qui. Andiamo subito intanto a vedere le promo. Se so che a molti non interessano tanto, però meritano anche queste, secondo me. Fanno parte di un pacchetto e vale la pena prenderlo, insomma, per collezionare anche queste. E andiamo ovviamente a prendere
Pikachu V in tutta la sua maestosità. Guarda che bella. Che bella che è questa carta. Vedere anche il retro. Bellissimo. Bellissima. Signori, non ci resta che... Mamma mia. Io sto provando delle emozioni indescrivibili per questa espansione. Tra l'altro tutti e quattro gli artwork, bellissima questa cosa, che hanno messo tutti e quattro gli artwork in questo box. Non so se sono stato fortunato, presumo di sì, ma così potete vederli tutti e ve li faccio vedere anche da vicino. Questo è il nostro Charizard Shiny VMAX. Dragapult. Mamma mia. Toxic Strike, come cacchio si chiama, e questo è Corby Squire. Mamma mia, ragazzi, andiamo subito ad aprire e speriamo di trovare veramente qualcosa di speciale. Charizard ovviamente lo lascerò per ultimo, questi sono i miei primi pacchetti che apro di questa espansione. Quindi diamoci davvero dentro, supportateci iscrivendovi al canale, lasciando un bel mi piace al video, e si parte anche con questa espansione che sarà, ci darà delle grandissime gioie, spero. Facciamo sempre il nostro trick, il mega trick, e si parte. Allora, abbiamo Cacnea, Kufant, Eevee, Buizel, Yanma, energia erba che non ci interessa, spada rovinata, tra l'altro bellissimo Zacian dietro, Ballino, carissimo, Twakei, l'evoluzione di Grookey, scudo rovinato, quindi abbiamo trovato sia Zacian che Zamazenta in realtà, e una ricerca accademica inutile perché non è neanche holo. Male questo primo pacchetto, ma ne vedremo delle belle, sono sicuro che troveremo qualcosa di davvero speciale. In questo box troveremo qualcosa di veramente speciale. Andiamo ad aprire il secondo. Abbiamo subito un Trapinch. Qui c'è il codice, ok, faccio così, così faccio anche direttamente il trick. Io ho sentito qualcosa. Io ve lo dico, ho sentito qualcosa, speriamo che non mi sia sbagliato. Shinx, Rowlet, carino, un altro Eevee, Morpeko, mi piace molto come Pokémon, energia buio, allenatore della palestra, Luxio, bello anche questo, Dartrix, Dedenne Holo, bellissimo! No, vabbè, bellissimo questo Dedenne. E Volcanion. Quindi due rare nel pacchetto, perché questa credo sia da considerare come le cromatiche di voltaggio sfolgorante. Guarda che bello. Bellissimo. Teniamo qui ovviamente il nostro Dedenne. Ragazzi, dopo questo Dedenne direi che dovete lasciare un mi piace per forza. È d'obbligo, mi piace è d'obbligo. Andiamo con il terzo pacchetto. Ci lasciamo Charizard per ultimo perché dentro Charizard può solo esserci Charizard. Allora, via il codice, il nostro trick. Ho sentito qualcosa anche qui. Dai. Rowlet, Kufant di nuovo, Spinarak, che non avevo ancora trovato, neanche Snom. Abbiamo un Horsea, energia erba, un altro Twakei, Cramorant, scudo rovinato, che stavolta non reverse. Actovish, bellissima, guarda che bella. È un'altra cromatica anche questa. Spettacolo. E di nuovo ricerca accademica, come se non l'avessimo già trovata. Che dire, ragazzi, ci accingiamo ad aprire l'ultimo pacchetto, ma intanto vi faccio vedere queste due bellissime carte cromatiche. Mamma mia.
Guardate l'effetto olografico che c'è qui. Guardate che bello. Bellissimo. Sono emozionato, ma arriviamo all'ultimo pacchetto con Charizard VMAX Shiny. Oh, Shiny VMAX. Allora, è l'ultimo pacchetto per oggi. Avete visto comunque quante cose abbiamo preso per voi, per aprirle insieme a voi. Quindi supportateci, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale, condividetelo anche con gli amici. Qui non sento niente di che, quindi mi sa che non abbiamo fatto un bel pullone, però apriamo lo stesso. Abbiamo Nikit, Horsey, Snom, Morpeko, Cacnea, Energia Buio, Luxio, Dartrix, Scudo Rovinato un'altra volta, Reverse Horsey e, attenzione, Zarude, bella, peccato non sia olografica, ma noi va bene lo stesso e ci accontentiamo. Ragazzi, vi prego di iscrivervi al canale per queste due pullate che abbiamo fatto. Iscrivetevi al canale, lasciate un bel mi piace, condividete il video con i vostri amici, che ne vedremo delle belle, ne vedremo delle belle. Vi saluta anche Charmandig, ci vediamo insieme a lui nel prossimo video. Vi faccio rivedere anche la promo di Pikachu, che merita. Ciao ragazzi!